Come promesso, ieri sono munito di scafandro marsupio, quello là che va più sopra del ginocchio, che si mantiene sopra il poppaccio, sopra il poppaccio. Poi ho preso la canna a bassa terra, è una canna azione potente, diciamo, serve per il predatore, per gestire il predatore. Poi ho preso i jig, che sono delle esche particolari che emettono delle vibrazioni che infastidiscono il serra, perché era quello che volevo pescare, e praticamente l'acqua mi arrivava nella vite, cioè sotto la vite, e poi si è alzata la marea e stava annegando. E vabbè, questo, poi dopo sono riuscito a uscire fuori dall'acqua, non mi sono bagnato perché lo scafandro appunto permette questo. Per il resto, zeppiato un cazzo, solito cappotto, solito tutto, tutto fatto per bene, molto tecnico, forbicine per tagliare fili trecciati, guanti per guatinare, serra con denti aguzzi che non gestivano, non ho visto niente, alla fine sempre la stessa storia, zeppiato un cazzo. Comunque, in settimana penso di andare di nuovo a Foce del Sele e provare il nuovo sistema, cioè il piombo a proiettile, per riuscire a lanciare il siliconico che simulerà un'anguilla di mare, una bella anguilletta lunga, bella che si distende insomma sull'acqua, e farò scendere il piombo di 1 metro, 2 metri, e sonderemo il letto del fiume per vedere se ci siano dei pesci un giorno, un futuro, dovesse uscire qualcosa, perché secondo me i pesci non esistono, cioè, esistono solo nei film e sui libri dei bambini alla fine, perché io fino a mo' pesci non ne ho visto. E il mulinello Shimano. Nasci, catalogo giapponese, sei rivenditori in tutta Italia, capito? E non c'entra niente con le biciclette. La Shimano è famosa per la sua assistenza e per la qualità eccelsa. Ovviamente lo spot che abbiamo scelto era uno spot che aveva un coefficiente di pesca di 110%. Foce del Sele, il fiume sfociava nel mare, insomma, vabbè, tutto perfetto, sa pesca, sa frusta, niente, niente. Poi, se i cappotti dovessero continuare, io ho una canna che è un po' più corta, più sensibile, e penso che andremo a Ciume a pescare le trote. Capito, dovrei andare al laghetto, si paga 15 euro, ma praticamente vado a fare figure e merda, perché io praticamente vado al laghetto, ho una canna che è una cosa, è mostruosa. Praticamente io solitamente lancio gli artificiali grossi quanto le prede che stanno nel laghetto, quindi mi troverei a fare figure e merda praticamente con l'attrezzatura che tengo. Comunque, adesso procediamo con il video. Allora, cioè, sono quasi, ma ancora non arriviamo, perché attrezzatura fotografica è il valore di 20.000 euro e per il momento ancora non ci arrivo alla pesca, però ho un mulinello che rapportato a quello che costa la roba mia, sì, è più dell'attrezzatura fotografica. Cioè ho un mulinello Shimano Nasci, catalogo giapponese, non si trova in tutta Italia, si trova in 6 rivenditori in tutta Italia, è un mulinello particolare, nasce per lo spinning archetto rinforzato, bobina allungata, taglia 5000, max drag 10 kg, può tirare fuori di carico di rottura sul filo. Poi andiamo verso la canna. La canna è una trabucco forward, praticamente una canna da predatore, azione H, potente, serve a gestire la preda al momento in cui la prendi e a gestire un lancio di artificiali un po' più pesante. Poi tengo un'altra canna, che è una sele, è una canna di 2,10 m, nasce per il porto, per la piccola scogliera, per stare dentro l'acqua, una canna bassa per un mare piatto, senza onde, perché quando ci sono le onde, tu devi stare al di sopra delle onde, quindi serve una canna lunga. Poi
Questa canna Selia ha il manico in sughero, è molto pittoresca, serve a prendere acqua, a non rovinarsi, c'ha degli anelli che serve a far scorrere il trecciato, perché io non uso il nylon come pescano tutti quanti, io uso un trecciato, cioè un filo di stoffa del diametro di 0,16 e poi con un terminale che finisce, tagli, spezzi e fa il nodo, rapala, Tony Penna, il nodo belli boat, il nodo shock leader, quello che vuoi fare, che serve, ogni nodo ha un suo perché, insomma, una sua cosa riguardante il carico di rottura. Il terminale di nylon serve a non far vedere il pesce nell'acqua, è un fluorocarbon bianco che serve a mimetizzarsi nell'acqua in maniera tale che non si vede. Poi passate alle altre tre canne, inutile che te le dico perché sono azione slow, servono a fare altre cose. Poi ho un marsù, uno zaino che ti permette di cambiare spesso l'artificiale senza posare la canna a terra, perché è come se fosse un bancariello che esce da davanti il petto e prendi, insomma, tutto quello che ti serve, l'artificiale, così se stai nell'acqua non devi posare la canna a terra, puoi smontare tutto senza posare niente. E poi c'ho un marsupio con tutte le accessori, pinze e forbici e via dicendo.